Ben ritrovati, stavamo facendo valutazione sui titoli sul medio e lungo periodo. Tocca a Fabio Pioli. Allora, Enel, Eni, Fiat, Fiat Industrial, Generale, Intesa, STM, Telecom Italia, UBI. Direi Telecom. Non no, STM. Chissà come mai. Allora, Telecom, però, è un altro titolo che da utilities, no? Ma Si è comportata più da telecom che da più da utilities. Telecom e da Utilis è diventato un altro titolo rispetto a un Qui tempo. vediamo tre bollini verdi, che vuol dire tutto, vuol dire praticamente che sono tutti in quotazione, non ce li siamo giocati, no? Non sono stati colpiti. Allora, partirei dal primo. Abbiamo detto che in questo momento quota, nel momento in cui facciamo la trasmissione, quota 0,91. Ci troviamo con una barriera a 0,70, quindi Biagio, aiutaci in termini percentuali. Sempre intorno al 20-22%. 20-22% di discesa. Il titolo ci aiuta perché in lettera è pari 90, quindi 100,90. Prendiamo il 16% di bonus entro il 4 novembre, quindi un mese in più. Può perdere il 20% Telecom entro novembre? Le ragioni della scelta di Telecom Sì. sono il fatto che è diventato un titolo pochissimo speculativo, è stato abbandonato del tutto dalla speculazione. Per cui anche la volatilità in un senso piuttosto che nell'altro. Speculazione in Italia è una brutta parola, però usa un altro termine perché... Sì, dagli cioè operatori, diciamo dagli operatori. dagli operatori e anche da tutti, dai piccoli Sì. risparmiatori e altro. E direi che appunto, è stato abbandonato, ha un po' perso la sua volatilità. Quindi possiamo essere più difensivi rispetto a variazioni speculative, secondo me, su Telecom. Abbiamo visto anche Ecco, un ce n'è anche un titolo. altro, te volevo sottoporre un altro, anche tu non vuoi andare fino al 2013, meglio evitare. No, viviamo la Allora, giornata. se questo è invece il 7 dicembre del 2012, e la barriera è a 0,57, quindi si tratterebbe di una perdita del 40%, esatto, Biagio? Quasi del Sì, 40%, un po' esatto, meno. è un po' meno, sì, Un po' meno del 36. 40%, e però quota 117 è il problema. Secondo te è meglio questo, il primo o il secondo? Quant'è il bonus del secondo? E il bonus è 120. Vuol dire che ha già corso il Ha già certificato, corso sta tantissimo, già questo non esprimendo le ce sue la faccio. massime potenzialità. Per E cui quindi niente, comprendessi. quindi è solo Ha il già primo. pagato lo scenario di Però scarsa volatilità, alla fine l'investitore sostanzialmente. certificato si deve chiedere, Telecom può perdere il 20%? Sì o no, secondo te? Io ti dipingevo scenari abbastanza apocalittici, diciamo, Sì. quindi giocherei un po' contro quello che ho detto E precedentemente. questa non è buona cosa. E questa No. non è buona cosa, però il titolo è. Come ti dicevo, è più difensivo sia in un senso che in un In generale altro. non te lo prendere sul certificato, però se proprio te lo devi prendere, Me lo prendo non su vai sul bottone, Telecom. te lo prendi su Però Telecom. Però Fabio Paolo voleva. diceva una cosa interessante, calata molto la volatilità sul titolo, sul Sul titolo, no, sto Telecom. parlando di Telecom. Sì. E quindi il certificati bonus in un certo senso sono molto adatti a queste situazioni, nel senso che noi possiamo ritrovarci il titolo tra 9 mesi, leggermente superiore ai livelli attuali, leggermente inferiore ai livelli attuali, ed io con il bonus certificates riesco a ottenere una performance anche se il titolo Oh, si è mosso in ci sono fase anche altre opzioni, laterale. ci sono i certificati short per te. Come consulente finanziario indipendente preferiresti più suggerire un future? Anche qui non ti far condizionare dalla Da quello che presenza si dice. di Paolo. Preferiresti più consigliare un future a copertura di un portafoglio o un certificato? Uè, vedi, dobbiamo. Un certificato sono una buona soluzione sicuramente perché comunque hanno Non hanno i una. margini, la leva. Esattamente. Il future può intervenire positivamente, c'è il discorso del taraggio, diciamo un portafoglio deve avere un certo tipo di valore per essere coperto interamente da un future. Quindi a Però seconda, guardate diciamo, della quanti strumenti come circostanza, consulenti finanziari indipendenti avete, no? O il sicuramente future, il certificato, è comunque è il migliorata valore molto la giusto che si situazione. riesce a restituire che si riesce a restituire al cliente. È successo qualcosa? Statistiche dei volumi che monitoriamo, Paolo? Ma statistiche stabili sui 42 milioni di euro scambiati sul mercato sede giornalmente, leggermente sotto media per il calo della volatilità Sì. Sì. sostanzialmente. Investitori 92% hanno puntato al rialzo, l'8% al ribasso, quindi improntati positivamente.
la cosa, diciamo, l'anomalia della settimana può essere rappresentata dai sottostanti più scambiati, in quanto abbiamo un indice al 50%, che è una molto molto bassa. Qui siamo, se riusciamo ad andare avanti con i cartelli, riusciamo a proporre agli investitori, sì, agli telespettatori quello che sto dicendo. Abbiamo un Eni molto, un azionario, diciamo, molto elevato, perché Eni al 10%. Questa è l'unica anomalia che si può riscontrare nei volumi rispetto alla settimana passata, ecco, sostanzialmente. Ecco, questo dovrebbe essere la linearità degli scambi. Eventi, Paolo, invece? Eventi, settimana ricchissima, lunedì siamo a Padova con Sultic per i consulenti indipendenti, martedì siamo a Torino, venerdì siamo a Firenze per un incontro di tutta la giornata, sabato siamo ancora a Padova per un evento sui trading system da poter legare ai certificati, quindi insomma spaziamo sul territorio nazionale. Vi invito a fare un giro sul sito internet www.investimenti.unicredit.it, la sezione One Markets Eventi, per scoprire l'evento più vicino alla vostra città, ecco, sostanzialmente. Comunque ci sono una serie di eventi già programmati. Biagio, volevo chiederti, oltre alla... perché sei sempre lontano dalle correlazioni euro-dollaro? Sei sempre a guardare il grafico e il book del titolo. Ma io lavoro sui mercati finanziari dal 97 e mi sono sempre trovato bene con una certa operatività e non ho mai cambiato. Infatti, per me è inquietante che guardo le correlazioni, il fatto che tu non le guardi. No, beh, sì, no, ma guarda, forse guardarle è un bene, perché ad esempio il fatto della sterlina, dello yen, influenzano molto poi l'andamento nei mercati, no? Sono flussi di capitale che si muovono. Assolutamente sì, no, certamente sta nella logica dei mercati guardare più strumenti finanziari, e tra cui appunto le valute sono, credo, la base sulle quali poi i mercati vertono e quindi fanno effetto nei loro successivi movimenti. Però io sinceramente mi sono sempre trovato bene a guardare solo ed esclusivamente gli indici, a correlarli con i titoli principali, con i quali poi ovviamente queste correlazioni riesco sempre ad ottenere il massimo, e di conseguenza non vedo perché cambiare la metodologia di trading e quindi di operatività. Fabio, la mitica, abbiamo giusto il tempo con un flash, ci devi rispondere. La mitica scuola di Genova dello scalping, che stato di salute è? È stata sempre terra di borsa. È uno stato un po' precario. Addirittura. Ma sì, c'è stato un grosso cambiamento negli ultimi anni, sì, per quanto riguarda il trading. Ci sono stati questi high frequency trading che hanno eliminato o comunque molto ridimensionato la possibilità di guadagno nel brevissimo periodo nello scalping. E questa è una situazione attuale che è una realtà. Soltanto il fatto, pensare che si può vedere tranquillamente, adesso quasi ci sarebbe da parlare per le ore, sì, non per una chiusura, che a inserire un ordine in borsa, vedi subito che passi secondo sul book. Lo scavalco, se ne sta occupando la Consobank, speriamo. Sì. Quindi questa frequency trading ha un po' deteriorato quella che è la mitica scuola, c'è qualcuno genovese che... dell'investimento anche, no? Perché Genova poteva essere anche un pubblico potenziale di certificati, perché davanti ai borsini si vedeva la gente che discuteva di borsa, invece tutto ciò... Ma penso che possano avere ancora un buon riscontro su Genova dal punto di vista del risparmio, che rimane una piazza interessata. Ottimo, ottimo. Allora, grazie a tutti voi, grazie a Biagio Milano, grazie a Paolo D'Annello, grazie a Fabio Pioli per essere stati con noi. Io vi lascio in compagnia della programmazione di Class CNBC, poi ritorno alle 12:10 quando ci occuperemo poi di altri argomenti. Grazie per essere stati con noi.